principali interlocutori, che sono la procura distrettuale della Repubblica ed il prefetto. Secondo motivo è per rendere merito a coloro che hanno operato in questa attività, un'attività non certo semplice, perché deve necessariamente questa attività rapportarsi, confrontarsi, modificarsi sulla base del cambiamento del nemico, che poi verranno, i colleghi spiegheranno bene. Adesso a me serve darvi un'indicazione di carattere generale. Un'interdittiva antimafia. L'interdittiva antimafia sono un mezzo straordinario a disposizione dei prefetti. Certamente è un mezzo che i prefetti devono dosare bene, perché quando lo Stato si muove, anche quando si dovesse muovere lentamente, deve però dare sempre dimostrazione di liceità nelle decisioni, di serietà nelle decisioni, di ponderazione delle decisioni, perché una interdittiva sbagliata, oltre a mascariare inevitabilmente un'azienda che poi potrebbe rivelarsi correttamente inserita nel circuito concorrenziale e imprenditoriale, certamente discredita lo Stato.